Un amichevole di giovedì, Mr. Cappellacci, in questa bellissima iniziativa che la società ha inteso proseguire in questo anno del centenario. Si parla tanto dell'anno del centenario, ma credo che sia imminente la trasferta di Melfi. Melfi è un punto cruciale di questo campionato. Sì, beh, una cosa alla volta, nel senso che comunque fa sempre piacere, insomma, visitare, la provincia e scoprire posti così belli. Questo, insomma, è l'anno del centenario, quindi è un piacere oltremodo, no? Quindi muoversi per magari poi avere più riscontro anche la domenica. Però insomma sono iniziative che sarebbero bene anche in altre circostanze. Per quanto riguarda invece poi il nostro campionato, di sicuro dobbiamo prepararci a una partita difficile come quella di Melfi e cercheremo di farlo al meglio. Il passo mezzo, passo falso di domenica, per tornare un po' indietro per i miei radioascoltatori. Sì, domenica non abbiamo vinto e comunque venivamo anche da risultati poco positivi ultimamente, quindi è un momento dove non stiamo facendo benissimo, ma comunque il campionato non è finito, quindi dobbiamo insomma, rimetterci in carreggiata e cercare di fare punti. Siamo con il presidente Guarascio, presidente del Cosenza Calcio, a poche ore dal centenario, in visita a San Giovanni in Fiore per il consueto tour del giovedì. Una bella iniziativa, presidente. Ma direi bellissima queste iniziative che stiamo portando avanti su tutta la provincia. Chiaramente San Giovanni in Fiore rappresenta uno dei punti più importanti della provincia cosentina. È un posto dove comunque c'è uno stadio molto bello, una giornata splendida e questo per noi rappresenta un punto di vicinanza e vuole rappresentare questo tour un qualcosa di stare vicino a tutti, a tutta la provincia. San Giovanni in Fiore in particolare, perché San Giovanni in Fiore è un comune, diciamo, importante, tra i più importanti d'altro canto anche per quanto so d'Europa, perché è più alto in assoluto, e quindi questo è un qualcosa che mi riempie di grande orgoglio. E inoltre San Giovanni in Fiore, concludo io, presidente, ha dato i natali ai giocatori del Cosenza, il primo Orlando, il secondo Giambattista, l'ultimo Domenico Banti, credo di non aver dimenticato nessuno. Ma passo un po' più là, ormai è grande l'attesa, presidente. La maglia del centenario sta andando benissimo, la prevendita, secondo i dati, è una buona prevendita, già a partire dalle prime ore di quello che sarà, credo, il punto più alto della storia fino a questo momento in un campionato particolare, il pareggio di domenica scorsa. Quindi cala prima e prima c'è Melfi, dimenticavo, c'è la sfida di Melfi, quindi il periodo è alquanto particolare, bello ma particolare. Sì, è così. Noi avvieremo il 23, la prossima domenica, non questa, perché andiamo appunto a Melfi, la successiva, giorno 23, avvieremo proprio il centenario con il compleanno che faremo appunto giorno 23. Questo centenario chiaramente è del Cosenza Calcio, ma principalmente è di tutta la provincia, di tutti i tifosi, di tutti quelli che hanno fatto calcio, dell'intera popolazione che è un bacino di 750.000 abitanti dell'Emilia Calabria. Questa, diciamo, è un evento sportivo, ma secondo me è culturale, perché questo sport in questi 100 anni ha saputo dare tante cose positive, oltre a quei calciatori che lei ha già citato, che vengono proprio dalla provincia, oltre a tutta una tifoseria che viene dalla provincia. Tutto quello che comunque c'è stato di buono nel Cosenza Calcio in questi 100 anni ho potuto notare che la forza maggiore è venuta dalla provincia e da San Giovanni in Fiore, che rappresenta uno dei comuni più importanti dell'intera comprensoria. Il 23 di febbraio, 100 anni del Cosenza, punto iniziale di un'ultima parte di campionato che deve portare ad un obiettivo che è chiaro. Ma noi stiamo lavorando, chiaramente non abbiamo dato, a parte questi tour che stiamo facendo, abbiamo voluto e ci stiamo concentrando principalmente sul campionato, perché noi è vero che le prime 8 saliranno, ma dobbiamo stare sempre coi piedi per terra fino a quando non avremo raggiunto la matematica, diciamo, promozione.
Speciale centenario, continuiamo con il contributo di un, in questo momento c'è in corso l'amichevole. Per chi ascolterà in seguito, il Cosenza è in vantaggio con gol dei partipilo. Siamo con Kemine Marulla, team manager del Cosenza. Il tour del centenario comincia ad essere davvero bello. Davvero bellissimo, poi la fortuna di aver trovato questa giornata di sole rende tutto ancora più entusiasmante. L'entusiasmo della gente ci coinvolge, ci fa sentire parte di una provincia importantissima che deve tornare a essere importante proprio quest'anno che c'è l'anno del centenario. Quindi siamo contentissimi e felicissimi ogni giovedì di più che passa di venire a fare queste manifestazioni davvero belle e coinvolgenti per la squadra e il pubblico. Provincia e non solo, stamattina provincia siete stati a Caccuri. Provincia e non solo, abbiamo valicato anche i confini provinciali arrivando a Caccuri. È stata un'esperienza molto bella, anche culturale, perché abbiamo visitato un posto bellissimo come il castello di Caccuri, con i bambini delle scuole che ci hanno accolto in maniera calorosissima e bellissima, davvero. Grazie. Prego. 1914-2014, centenario, il tour del Cosenza a San Giovanni in Fiore. Siamo con Manolo Mosciaro, che ieri ha preso una botta in allenamento e non partecipa a questa sgambatura del giovedì, che, alla quale Cappellacci tiene molto in vista di Melfi. Ma per Melfi ce la facciamo? Sì, è solo per precauzione che non scendo in campo, perché comunque ho preso, come hai detto tu ieri, una botta in allenamento, quindi era inutile rischiare, però penso che per domenica non ci siano problemi. Manolo Mosciaro è uno dei più amati a Cosenza. Cosa significa per un cosentino partecipare ad una festa del centenario, all'anno del centenario? Ma sicuramente è una grandissima soddisfazione, non può fare altro che piacere, ecco, essere, come hai detto prima, uno dei beniamini della città, però è normale che comunque le responsabilità si raddoppino, forse si triplicano, e quindi bisogna stare sempre sul pezzo e non mollare mai. Il pareggio di domenica sicuramente ha lasciato un po' il segno, ma bisogna ripartire con il piede giusto. Sì, infatti è stata una partita strana, perché comunque il primo tempo abbiamo giocato molto bene, abbiamo rischiato di raddoppiare 3-4 volte dopo essere andati in vantaggio appena dopo un minuto. Poi abbiamo fatto un secondo tempo dove tutt'altra storia, nel senso che abbiamo giocato male e abbiamo rischiato addirittura di perdere, quindi da questo dobbiamo prendere spunto e migliorare gli errori che commettiamo durante l'arco della partita. Dobbiamo ripartire, come hai detto tu, giovedì domenica a Melfi, dove dovremmo andare a fare i risultati, secondo me, in vista poi del match casalingo, dove sarà una festa, ecco, dobbiamo inaugurarla nel migliore dei modi. Grazie. Prego, grazie a voi. Siamo con l'amministratore del Cosenza Calcio, dottore Guaglio, un tour che prosegue, come dicevo prima con il team manager Marulla, un tour che ha portato stamattina il Cosenza anche fuori dai confini provinciali. Mi ha raccontato prima Kevin di una bella visita a Caccuri, adesso si è a San Giovanni in Fiore, in una città importante, con una squadra che ha calcato campi importanti per un'amichevole importante del giovedì, in vista di una gara fondamentale che è quella di Melfi. Ma sì, effettivamente continua questo tour provinciale, giustamente come dicevo abbiamo addirittura scavalcato i confini, siamo andati a Caccuri, questo incantevole paesino, abbiamo avuto un'accoglienza spettacolare, provincia di Crotone a dirla tutta, però insomma veramente una mattinata di sport, di entusiasmo, le scolaresche ci hanno accolto, quindi davvero felici di poter continuare in questo tour. Adesso qui a San Giovanni in Fiore, questo test amichevole con l'Asilana che giustamente vanta precedenti importanti, l'auspicio è che effettivamente possa ritornare, diciamo, in ambiti, in settori. Dico una curiosità, in questo tour abbiamo incontrato qualche mese fa il Parenti pure, che era nella metà classifica nel suo girone di competenze, mi pare prima categoria, e adesso dopo, da quella partita in poi, ha iniziato una rincorsa e adesso ce lo siamo ritrovati primi in classifica. Quindi anche l'auspicio che, è anche per l'Asilana che possa, diciamo, no? Che sia di buon auspicio, a partire da domenica ci si possa tirare fuori da quelle che nel caso dell'Asilana sono le secche zona retrocessione. Un quintultimo posto che però dal quale sicuramente si troverà, sono convinto. Un'ultima domanda. Cosa ci si aspetta da Cosenza a poche ore ormai, perché l'adrenalina sta salendo, è salita qui a San Giovanni in Fiore, sono comparse anche qui, a partire dal mio balcone, i colori rosso-blu della squadra che rappresenta una provincia, come lei ha detto, ma cosa ci si aspetta dalla gente di Cosenza, dalla città di Cosenza, fra meno di 10 giorni ormai?
Ma non solo dalla città, dall'intera provincia che è tutta coinvolta, e ma dall'Italia intera, anche dall'estero, al Canada, Australia, stiamo avendo attestati di vicinanza da parte dei vari cosentini. La stessa prevendita partita 72 ore fa per la partita del secolo, come la chiamo io, del 23 febbraio, ha già battuto il muro dei 2500 biglietti a 10 giorni dalla partita, quindi è chiaro che c'è una forte attenzione, una forte vicinanza di tutto il popolo rossoblù che è in giro per il mondo a questa partita, e noi riteniamo che sarà un evento importante da ricordare, e dobbiamo coinvolgere davvero tutti. Prima di chiudere, mi tocca farla con l'amministratore del Cosenza Calcio. Manca un qualcosa, secondo me, il simbolo e il logo di una storia. C'è possibilità in questo 2014 di recuperare quello che è il marchio storico della nostra squadra? Ma noi a luglio, quando ci siamo mossi tramite un referendum, un sondaggio tra i tifosi, almeno tra la tifoseria più rappresentativa, abbiamo proposto il nuovo marchio, quello che attualmente è il nuovo marchio, che nasce tra l'altro da una ricostruzione storica. Ha avuto un'accoglienza, diciamo, soprattutto in quella l'inizio del campionato, trionfale, quindi quello lo riteniamo adesso il marchio che ci accompagnerà in questo centenario. Insomma, è stato accolto in maniera altrettanto importante, così come il marchio precedente era considerato. Insomma, quindi... Grazie. Grazie a voi. Franco Viola, è inutile spiegarlo e farlo conoscere a chi ascolterà questa intervista registrata di oggi pomeriggio al Valentino Mazzola. Franco Viola in questo momento ricopre un ruolo importante, il ruolo di allenatore, primo allenatore dei portieri, con un portiere che credo, Franco, meriti qualche minuto di spiegazione su quello che può diventare Frattali. Sì, Frattali quest'anno sta facendo bene, anzi benissimo. Secondo me meriterebbe la categoria superiore, cioè su la C1, Serie B, la merita senz'altro. Anno del centenario, quanto è bello viverlo dalla parte del campo? Ma farlo per me, che sono di Cosenza, il centenario quest'anno è, diciamo, è una grande cosa per me, che sono cosentino, è il primo anno che approdo qua a Cosenza, per me è grandissimo. Cioè, partito col piede giusto, ricordando un passato glorioso, il passato che raccontavo prima a Kevin Marulla, il passato di un portiere di una favolosa squadra che era l'Asilana anni 90. Guarda, gli anni dell'Asilana non lo dimenticherò mai, perché a parte che ci sono attaccatissimo all'Asilana Calcio, e poi quando vieni qua, cioè, ti emozioni sempre, vedere il campo di San Giovanni dopo tanti anni che l'ho calcato, cioè vedere il pubblico di quegli anni là è bellissimo, veramente ti fanno sentire a casa, va. Grazie Franco. Grazie a voi, in bocca al lupo.